Il velo dell'illusione. Fare patriottismo col teatro lirico, suscitando con le proprie opere l'entusiasmo popolare durante gli anni del Risorgimento. Costruire con la propria arte un'arma, sfaccettando le sofferenze degli italiani in note, farle ascoltare nei teatri dell'Ottocento, pieni di luci e di vetrini, dove da palco a palco gocciava l'attesa della libertà. Sovrastare a poco con il suono delle note il passo d'odio degli austriaci che marciavano nelle nostre vie e nelle nostre piazze. Battezzare nel 71 con la poesia dell'Aida la completezza del regno dopo la presa di Roma. Prendere per mano l'Italia, rimasta nascosta per tanto tempo, portarla al mare e pettinarle i capelli, lei e lui, seduti davanti alla libertà. Commento. Chissà se Giuseppe Verdi, che con la sua arte si era tanto battuto per la liberazione dell'Italia, conosceva la liberazione di cui parlano le guide, che dicono la vera libertà è conoscenza di noi stessi. Che cosa significa veramente liberarsi? Significa far cadere dalla propria percezione il velo dell'illusione e raggiungere momenti di equilibrio, di pace interiore sempre più ampi. L'uomo è sottoposto all'illusione. Lo stesso ripetersi nei cicli, nella storia, nella cultura, nel pensiero lo dimostra. Dal misticismo si passa al materialismo, dal materialismo si passa ad una diversa forma di misticismo, perché sempre misticismo è anche il romanticismo. Dal romanticismo si passa al verismo e così via. È tutto un insieme di contrari e quindi di illusioni che si rincorrono. Raggiungere la liberazione interiore significa comprendere il gioco dei contrari che nasce nell'intimo dell'uomo e dall'intimo di ognuno di noi si propaga alla società, alla storia, alla cultura, perché la società, la storia, la cultura e il pensiero sono formati dall'intimo dell'uomo. Non sono nemesi, non sono influenze che vengono dall'esterno, ma dall'interno di ciascuno di noi che formiamo la società, che costituiamo l'umanità. La liberazione nel presente è uno stato di coscienza e questa è una possibilità che ciascun individuo ha, sin da quando ha consapevolezza di se stesso.